Sì, è chiaramente la tappa di oggi è stata una tappa durissima, domani lo è altrettanto, quindi conta molto come uno recupera questa giornata. Dato ancora più significato alla classifica, io credo che la tappa di oggi, insomma, abbia fatto vedere che Esedal è fortissimo e in salita ed è anche il più forte a cronometro, quindi ha messo una seria ipoteca sulla classifica finale e niente, c'è però ancora una tappa domani ancora più difficile di questa, quindi bisogna continuare a lottare e così passo dopo passo per passo cercare di avanzare in classifica. È stato nettamente il più forte, l'ho detto poco fa. Niente da dire, quando un atleta fa un'azione di forza in una salita così dura bisogna dare atto che era il più forte. Ma i margini domani è un'altra tappa molto dura e diciamo che per il podio è tutto ancora aperto, no? Quindi bisogna fare i complimenti a Esedal e poi tutti gli altri dietro, bene o male eravamo tutti lì.